Perché cose Tenerife, oggi parliamo di palloncini. Fantastico. Stavo prendendomi il mio caffè e incontro questa ragazza in un bar. Ci racconti questa cosa? Che cos'è? Un lampadario, sarà un lampadario. Un lampadario, fantastico. E come ti è nata questa idea? Avevo un lampadario brutto a casa. No, a parte lo scherzo. Ho lavorato con dei bambini quando ero piccola, quindi ho già avuto esperienza nel far divertire i bimbi con queste cose, però l'arte del fai da te ci fai veramente di tutto. Fantastico. Fantasia. Senti. Avere un po' di fantasia. Guarda, io spero che la prossima volta di incontrarti incontrarti sulla rete sociale e condividere con te questa opera d'arte. Fantastico. Perfetto. Anche qui a Tenerife. Le vuoi idee? Aggiungere su Facebook e ti mando la foto quando sarà completo. Perfetto, se ci dai il nome in diretta anche sul video. Sandra Persico. E com'è la foto del tuo profilo? Oddio, com'è la foto del mio? Così come sono adesso. Benissimo, quasi. Guarda, faccio un primo piano. Fatta. Alessandra, un'ultima domanda. Qual è il tuo desiderio più recondito qui a Tenerife? Lavorare con i bambini su che cosa? Mantenerli occupati, dargli modo di sfogare la loro fantasia anziché tenerli occupati col telefono. Fantastico, bellissimo. Siamo tutti lì attaccati al telefono, a guardare, a giocare, a non fare nient'altro. Bene. Potremmo allora utilizzare la loro fantasia e trovare loro uno scopo nella vita. Sì, a livello educativo è importante, no? La manualità e l'ingegno. Si dice che fin da piccoli se non sforzi la loro fantasia, non dai sfogo alla loro fantasia, da grandi cose che vorranno fare? Niente, non sapranno neanche loro cosa vogliono fare, perché la loro fantasia viene buttata per strada. Perfetto, perfetto. Io credo che ci possono essere tutti i termini per inventare qualche cosa. Lanciamo questo pillola di sapere al popolo dei social di Tenerife, naturalmente per tutte le persone che hanno dei bambini, di organizzare un qualche cosa, non si sa ancora che cosa, per informazioni noi ci saremo naturalmente. Per informazioni specifiche potete contattare l'associazione socioculturale Tenerife World e vediamo che sviluppi possiamo fare. Ciao. Ciao, grazie dell'intervista. Grazie. Per che cos'è Tenerife, Francesco Gallori, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.